Parigi in autunno, gli ultimi mesi dell'anno e la fine del millennio. In questa città ho molti ricordi, bar, musica, amore e morte. Quando mi ripresi, tutto ciò che potevo sentire era l'incessante rumore del traffico. Tutto continuò come se niente fosse, ma l'esplosione avrebbe cambiato la mia vita per sempre. L'articolo di testa si riferiva alla visita di un vincitore di un premio Nobel, proveniente da qualche impronunciabile stato dell'Europa dell'Est. Quella era l'unica notizia di cronaca. Il resto erano voci, pettegolezzi e colpi sensazionali. Dopo notai la scritta in fondo alla pagina. Diceva Salah Ehdin, 13:45. Mentre cercavo nelle tasche del morto, cercai di non incrociare il suo sguardo. Nessun portafoglio, pezzo di carta o carta di credito. Il passato dell'uomo era oscuro. Lo sguardo fisso del cadavere mi fece tremare le gambe. Sul banco c'era una bottiglia di liquore rimasta stranamente intatta. Avevo bisogno di bere qualcosa di forte, ma il brandy proprio non mi piaceva. La cameriera carina aveva perso conoscenza. Oh, la mia testa! Mai più. Quanta vodka ho bevuto? No, non lo voglio sapere. Come ti chiami, chérie? George Stobart, madam. Oh, americano? Me lo chiese in modo innocente,
ma notai un certo distacco. È un qualcosa che sembrano avere tutti gli europei. Sembra che tu abbia bisogno di aiuto. Ho bisogno di bere. Mi sento male, mi gira la testa, sono tutta indolenzita. E non mi ricordo niente della festa. Calmati e rilassati, hai subito un forte colpo. No, davvero? Cos'è successo? C'è stata un'esplosione, cerca di non muoverti. Sei un dottore? No, ma giocavo sempre al dottore quando ero piccolo. Non ti ricordi proprio niente? No, ho bisogno di bere, versami un brandy. Potresti essere sotto shock, basta alcol. Che fine ha fatto l'uomo anziano? Morto! Naturalmente no. Non volevo trovarmi tra le mani una ragazza francese isterica, o almeno non adesso. Conoscevi il vecchio? No, monsieur, non l'avevo mai visto prima. Come sembrava il vecchio? Beh, agitato. Continuava a guardarsi intorno, a tener d'occhio la porta e il suo orologio. Come se stesse aspettando qualcuno? Sì, penso di sì. Era preoccupato per qualcosa, di questo ne sono sicura. Secondo me aveva l'amante. Aveva quell'espressione tipica del marito colpevole. Ti ricordi che cosa è successo quando è entrato il pagliaccio? Mi ricordo quel motivo terribile che ha suonato tutta la sera. Sembrava musica da funerale. Anche a me non è mai piaciuta la fisarmonica. Il pagliaccio ha parlato con il signore anziano? No, si è soltanto messo a ridere guardandolo. Poi ha afferrato la 24 ore del signore ed è scappato dalla porta. Il vecchio ha cercato di fermare il pagliaccio? Oh, non ha potuto far niente. Il pagliaccio ha lasciato cadere la fisarmonica ed è scappato dalla porta correndo. Questo è tutto. Tutto ciò che ricordo. Sei riuscita a vedere che cosa aveva il signore nella 24 ore? No, non l'ha aperta. Che cosa ha fatto il vecchio dopo che il pagliaccio gli ha rubato la 24 ore? Niente. È rimasto seduto lì, come se fosse stato congelato. Rimani qui, mademoiselle. Vado a dare un'occhiata in giro in cerca di prove. Non ti muovere! Ah, non sparare! Sono innocente! Sono americano! Deciditi! Voglio parlare con il console americano! Molla le armi e buttati a terra! Mettila via, sergente Mu! Mi dispiace, monsieur, ma non posso lasciarla andare! Sono sotto arresto? Ah, no! Vorrei farle alcune domande! Andiamo al bar! Avanti, marche! Che pasticcio! Questa bomba è un oltraggio! La smetta, monsieur! Smetta subito di trattenere il fiato! Ti rendi conto che potrebbe essere morto, Mu? Sì, monsieur, ma cerco di essere ottimista! Tra l'altro mi viene in mente un caso quando l'assassino, facendo finta di essere morto, riuscì a fuggire. Comunque in questo caso l'uomo è veramente morto. Chiaramente l'assassino sapeva che lui era lì e... Quante volte ti ho detto di non dare giudizi affrettati? L'unica cosa che sappiamo è che è morto. Sembrava ragionevole supporre. Un vero detective non suppone niente. Prendi Maigret, per esempio. Ma lui era un personaggio inventato, monsieur. Infatti non era più vero di Poirot o Tintin. Ma questo è diverso, Mu. Quelle erano commedie belghe. Comunque, è probabile che anche tu non riesca ad imparare molto parlando con il morto. Interroga la ragazza e prendi la sua dichiarazione, se ci riesci.
Al lavoro! Il suo nome, per favore? George Stobart. Sono della California. E che cosa l'ha portata qui a Parigi, Monsieur Stobart? Sto viaggiando, sto visitando l'Europa. Ha scelto bene. La città è più bella in questo periodo dell'anno, non pensa? Oh, sì, penso di sì. A parte la bomba. Era nelle vicinanze del bar quando è avvenuta l'esplosione? Sì, ero seduto fuori sul marciapiede. Sono fortunato a non essere rimasto ucciso. L'ispettore ignorò la mia osservazione. Ha visto il defunto entrare nel bar? Sì, l'ho visto. Era da solo? Oh, sì. E non le ha detto niente? No, era molto più interessato alla cameriera. Non ha visto nessun altro nel bar? Sì, c'era un tipo vestito da pagliaccio. Aveva con sé una fisarmonica. Una fisarmonica? Bon, nella mia mente si sta già svolgendo la scena. E non è bella! La ragazza sta bene, Mu? Se la caverà, conferma la dichiarazione dell'americano. Un pagliaccio con una fisarmonica. Certamente un travestimento eccentrico ed elaborato. Molto bene. Ah, bien, ho sentito abbastanza. Cosa vuol dire? Mi basta sapere che lei non sa niente. Può andarsene. Spero che questo piccolo incidente non le rovini il resto delle vacanze. E a proposito della mia sicurezza personale, può almeno darmi qualche consiglio? Che cosa le posso dire? Stia attento e cerchi di fare attenzione ai tipi sospetti. E non attraversare la strada prima che appaia l'omino verde. Che bel consiglio. Onestamente credo che lei non corra alcun pericolo, monsieur. Se si dovesse ricordare qualcosa di importante, per favore si metta in contatto con me. Il mio biglietto. Grazie. È tutto, può andare. Non abbiamo molto su cui andare avanti, monsieur. All'apparenza no, ma cosa si nasconde nel subconscio? Se solo si potesse aprire la porta... Dici sul serio, monsieur? Pensavo che il tuo interesse nelle indagini psichiche fosse solo accademico. Accademico? Tu sarai testimone di una svolta nel campo scientifico. Thank you.